Un saluto speciale agli amici, agli spettatori, ai volontari e ai professionisti delle sale della comunità. Questo contributo è stato realizzato in occasione delle giornate nazionali dell'ACEC, gli SDC Days 2021. È con noi Mehdi Barsawi. È un piacere essere con voi. Bene, grazie mille. Allora, regista e sceneggiatore di Un figlio, un film che ha ricevuto anche molti premi, premiato sia ad Orizzonti nel 2019, ma appunto premiato poi anche in Francia più volte, ha preso anche il premio interreligioso proprio per il dialogo e quindi un film che da tante prospettive viene ritenuto ambizioso e noi siamo felici di metterlo a disposizione delle sale della comunità. Grazie. Veniamo al tuo film, è ambientato in Tunisia, siamo nel 2011, siamo dopo la rivoluzione dei gelsomini, però penso che sia importante dare agli spettatori delle coordinate spazio-temporali rispetto alle vicende politiche della Tunisia. Certo, allora il film si svolge durante il 2011, anno che è stato importantissimo per la Tunisia, ma anche per tutto il mondo arabo e la regione. Quello che noi chiamiamo la rivoluzione, che è stata durante gennaio 2011, il film è ambientato 8 mesi dopo, 7-8 mesi dopo, nel settembre 2011, con questa famiglia composta dal padre Fares, dalla madre Maryam, e hanno un ragazzino di 10 anni, Aziz. E loro stanno vivendo, come ho detto prima, 8 mesi dopo questa rivoluzione che, diciamo la verità, non ha colpito direttamente. Dunque c'è questa storia, il destino di questa famiglia qua che si sta preparando per andare, il film inizia così, che si stanno preparando per andare a Tataouine, nel sud della Tunisia, non lontano dalla Libia. Bisogna anche contestualizzare quello che sta succedendo in quel periodo lì in Libia. Siamo un mese prima della caduta, della morte di Gaddafi, che è il presidente della Libia. Dunque, anche in Libia la situazione è un po' caotica. Dunque, il film è ambientato in quel periodo lì, 7-8 mesi dopo la caduta di Ben Ali, l'ex presidente tunisino, e 4 a 5 settimane prima della morte del colonnello Gaddafi in Libia, in un no man's land fra la Tunisia e la Libia, dove questa famiglia qua si ritroverà in una situazione caotica, in una regione caotica, dove impareranno un po' tantissime cose su di loro. Esattamente. I temi e le parole fondamentali di questo film sono sicuramente, oltre a tutto l'aspetto appunto politico della Tunisia che abbiamo preannunciato ora e appunto anche poi tutto quello liminale della Libia, c'è tutta la questione della famiglia, la questione della coppia, la questione della paternità, la questione della donna. Quindi in realtà parti da una prospettiva che è molto locale, che è molto legata appunto questa dimensione post primavera araba, e però poi lentamente ti addentri sempre di più, grazie poi alla vicenda che porti in scena, in questioni che sono assolutamente universali, che non hanno più una matrice solo di appartenenza culturale rispetto al territorio che racconti, parli anche molto di religione, parli di una legislazione anche retrograda, no? Molto, molto spesso parli anche di delinquenza perché c'è la questione del traffico degli organi. I temi sono tanti, però appunto da una prospettiva diciamo locale lentamente l'imbuto si allarga verso l'alto. Allora, sì, ci sono tantissimi temi nel film. Poi, se uno prova ad analizzare un po', sono dei temi che sono legati al tema principale del film, che è due genitori che vogliono salvare la vita del loro figlio. E intanto, quando arriva un po', non voglio
non so come si spoilare, non so se Svelare, svelare svelare, diciamo che è il vero però termine. questa famiglia qua si ritroverà in una situazione drammatica e dovranno salvare la vita del loro figlio e si ritroveranno in una traiettoria che non avranno deciso. E dunque c'è soprattutto il tema della famiglia, ma c'è anche nel background, c'è il tema della paternità, della maternità, il tema della coppia in Tunisia. Cosa vuol dire essere un uomo in Tunisia nel 2011? Cosa vuol dire essere un uomo moderno quando c'è tutto un contesto religioso, sociale, culturale che lo vogliamo o no, pesa un po', sopra di noi. E poi c'è anche l'immagine della donna, la figura della donna nella società, per quello che riguarda anche la coppia. E poi la situazione è un po', come dicevo prima, caotica, tutto il tema sociale, politico, e tutti questi elementi qua sono legati al tema principale, che è come faranno questi due genitori a salvare il loro figlio. E per salvare giustamente questo figlio qua dovranno un po', saranno, come posso dire, saranno, diciamo, confrontati al loro paese. Ci sarà una rivelazione, la rivelazione del paese, una rivelazione per quello che riguarda la mentalità, una rivelazione per quello che riguarda anche loro, anche se stessi. Dunque, anche il marito si rivelerà, alla moglie e la moglie si rivelerà al marito. Dunque, è un film un po' sulle rivelazioni, è un film sul perdono, è un film. E come ho detto, mi ricordo a Venezia durante la prima proiezione, è un film sull'amore. Le intenzioni erano quelle sin dall'inizio e poi col lavoro e poi con le diverse tappe della scrittura siamo arrivati un po' a equilibrare un po' tutti questi temi qua. Come dicevo prima, il film ha vinto anche questo premio per il dialogo interreligioso, pur raccontando poi una situazione specifica, appunto quella della Tunisia. In realtà ci sono dei momenti fortissimi che mi hanno ricordato anche la spiritualità proprio cristiana. Te ne faccio proprio un esempio. Quando il bambino in ospedale chiama, mi pare, almeno 2 volte il padre ad entrare nella stanza, quella è una scena molto simbolica. Dove in qualche modo è proprio il figlio, come dice bene il titolo, che invita questo padre a rientrare nella geometria di una famiglia e di una coppia, spezzata. E questo invitare all'azione di entrare mi ha ricordato moltissimo proprio il Vangelo di Giovanni, che per noi cristiani è importantissimo perché ci porta sul tema che tu hai appena accennato, quello delle rivelazioni, quindi la verità. Il Vangelo di Giovanni dice: chi fa la verità viene verso la luce. E mi sembra una frase bellissima per pensare al tuo film, una citazione nostra del Vangelo proprio che dice quanto questo bambino inviti i suoi genitori non a dire la verità, no? Questo anche in termini della tua sceneggiatura è importantissimo, ma a fare la verità. Certo, sì, perché per me anche il bambino è il loro figlio che è simbolo di innocenza, perché alla fine lui non è colpevole di quello che sta arrivando. La sua unica colpa è il fatto di essere stato al momento sbagliato, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Il figlio è il punto di partenza, giustamente, di tutte le rivelazioni, perché alla fine, senza, non voglio dire il termine perché sveliamo un po' troppo, però senza il colpo non c'è niente, e dunque senza il figlio alla fine non c'è niente. Dunque il figlio sarà, come lei ha detto prima, è un viaggio verso la verità, un viaggio verso la luce. E questa frase qua è molto molto bella, perché alla fine il film parla sì delle rivelazioni, però è un viaggio verso la verità. E chi dice verità delle volte dice sofferenza, perché alla fine delle volte le cose non sono così semplici come
possano sembrare. Dunque, è un viaggio verso la verità, un viaggio verso le rivelazioni. No, è molto bella come espressione, come analisi, diciamo. Meraviglioso, assolutamente. Penso che ci arrivi quello che ci vuoi Grazie. raccontare con queste parole e con la tua opera prima, assolutamente prima, ma già molto, molto adulta. Quindi complimenti, auguri per le tue future opere, sia da scrittore che da regista, e auguro assolutamente una buona visione al nostro pubblico, agli amici delle sale della comunità. Grazie, Mahdi. Grazie E ecco, sì, sono felice. a Viva, viva anche la cultura araba, proprio in questo dialogo, in questo incontro anche con altre culture. Grazie, buon lavoro. voi. Grazie, grazie, ciao, ciao, ciao.